Lasciami andare, hai risvegliato la bestia mercoledì. Forza, falle vedere. Allora, ti piacciono i miei trucchetti? Te la sei cercata? Cosa? Te la farò pagare, signorina cattivella. Finalmente, stanno litigando. Ammettilo, non puoi battermi, Enid. Il potere degli unicorni mi aiuterà, prendi questo. Oh, brutale! Tu hai capito qualcosa? Amici, spiegateci, qual è il problema? Che succede? Non resta che scoprire perché le nostre amiche stanno litigando. La maestra ci ha parlato di serpenti enormi. Ti faccio vedere i miei scarabocchi. Indovina chi è? Qualcuno che ha mangiato i miei cupcake preferiti? Perché non me ne hai dato uno? Oh, davvero, è un buon profumo, ma ne ho uno per te. Fantastico, sei così carino. Dove ho messo i miei appunti sui veleni? Pericolo rilevato. Cogliere di sorpresa mercoledì Adams è stata una pessima idea. Mi arrendo, scarafaggio mio. Oh, sei tu, Mikey. Scusa, è stato imbarazzante. Ci sono abituato. A proposito, ho un regalo per te, ecco qua. È fatto di cioccolato fondente. Grazie. Oh, c'è un portachiavi molto carino dentro. Ti conosco bene. Taylor, è da tanto che non ci vediamo, fratello. Come va? Sto testando dei nuovi giochi sulla mia Xbox. Vuoi partecipare? Un concorso per il miglior studente non fa per me, Enid. Se partecipi, vincerai di sicuro, non hai rivali. Beh, qual è il verso di questo animale selvatico? Wow, un segnale alieno, eh? Mercoledì Adams, ciao! Per me vincerà Mike. Senza dubbio vincerai tu, amico. Oh, davvero, il mio Taylor è il più forte del mondo. Mikey è ancora più forte. Hai visto i suoi potentissimi bicipiti? Giusto. Ah, sì. Taylor non è solo il più forte, ma anche il più intelligente. Che schifo. Perché mi prude l'orecchio? Oh, stai parlando di me. Oh, si è appiccicato. Comunque, il tuo ragazzo è un perdente. Ricorda, Taylor non potrà mai essere paragonato a Mike. Lascia che lo dimostri in una battaglia. Sfida accettata. Ci vediamo allo spettacolo? Davvero? Non ce l'hanno neanche domandato. Oh, queste ragazze. Meglio non litigare. Non se ne parla, ragazzi. Siamo in ritardo. Ciao! Questa è la battaglia dei fidanzati. Siete curiosi? Non proprio, a dire il vero. Ma che ci facciamo qui? Dov'è il vostro entusiasmo? Fagliela vedere, Taylor! Spero che tu non mi metta in imbarazzo, Mikey! È il momento del primo round! Ogni ragazzo si occuperà dell'acconciatura della sua dolce metà! Che vuol dire la mia acconciatura? Oh, sarà divertente, tesoro! Le mie trecce sono a rischio! Ti sta bene, piccola? Il ticchettio delle forbici, il fruscio dei riccioli... Vediamo come cambiano le ragazze! Hai bisogno di un'acconciatura luminosa? Che ne dici di cambiare colore? Queste sono le opzioni. Forse arancione? Ok, allora che ne dici di giallo? Il prossimo? Ho anche il rosa. No, grazie. Allora, blu scuro. Il nero va sempre di moda, no? Che vuoi fare? Non il nero! Per favore, no, no, no! Fidati di un professionista, io lo sono. Stai bene, mercoledì? Tagliamo i capelli. Stai scherzando? Ho sempre voluto vederti con un taglio diverso. Hai già cambiato idea? Bene, non avresti dovuto far arrabbiare il tuo parrucchiere. Preparati perché darò libero sfogo alla mia immaginazione. Ok, seguirò l'esempio di Mike. Siediti bene, Enid. L'artista sta lavorando. Oh, possiamo farcela. E il tocco finale. Uno styling perfetto. Guarda il tuo nuovo look. Dov'è il mio caratteristico biondo? Però mi stanno carini. Poteva andare molto peggio. Il capolavoro è finito. Ammirati, mercoledì. Santi scorpioni! Mano! Mike deve vincere o sarete entrambi morti! E io devo andare in un salone di bellezza! Beh, che cos'hai da ridere? Ci è mancato poco! Vi sono piaciute le acconciature? Beh, aspettate, perché la gara di cocktail è la prossima! Prepareranno dei drink gustosi per noi? Mi viene in mente qualcosa! Oh, quanti ingredienti! Ma non c'è niente di leggero e cremoso?
Sono un barman nato. Lavorare con la frutta è il mio forte. Hai visto, Taylor? Scommetto che tu non sei in grado di farlo. Ma da dove posso iniziare? Wow, sei un esperto! È vero, sono già un paio di passi avanti. Wow, è impressionante, fratello. Wham, vuoi vedere un trucco? Oh no, ci riprovo. Lo show è finito. È stato davvero esilarante, perdente. È ora di mostrargli come si preparano i cocktail. Per prima cosa una porzione di marshmallow colorati, che si sposano sempre bene con gli sciroppi dolci. Questa quantità sarà sufficiente. E ora la cosa che preferisco al mondo, il gelato alla fragola. Sarà davvero delizioso. E ora devo solo mescolarli bene. Diamogli una bella frullata. Come va, Mikey? Raffreddante e terrificante, fantastico! Anche mercoledì apprezzerà questo ghiaccio. Riempiamo questo bicchiere di soda fino a coprire il cranio. Perfetto! Oh, ti stai raffreddando? Beh, mano, goditi quella jacuzzi! È ora di servire il mio drink. Non vedo l'ora di sentire il sapore. Lo verserò fino all'ultima goccia. Hai ragione, serve un po' di piccantezza. Sarà una bevanda davvero strabiliante. Mezza bottiglia è sufficiente. E ora è il momento di fare qualche scintilla. Sembra fantastico. Non sprechiamo questo fuoco. Oh, ci sono! Friggerò un mini uovo. Una colazione davvero fantastica. Decorerò il cocktail con i miei croccantini preferiti. Wow! Sembra che il mio piccolo piatto sia pronto. Ah, ecco, buon appetito. Serviti pure. Esatto, i cocktail sono pronti. Bella presentazione, no? Questa bellezza deve vincere! Cremoso o scuro? Beh, proviamo! Il primo è un piacere per gli occhi, ma che sapore avrà? Cos'è questo? Ops, credo che avrei dovuto montarlo meglio. È molto tenero, molto buono. E ora proviamo l'altro. Sembra davvero elegante. Calma, non ho niente a che fare con questo, la ricetta è sua. La colpa è la sua. Mano, non dovresti credere a una mano viziosa come questa. Ho bisogno di bere subito. Ora va meglio. Ma io non l'ho neanche assaggiato. E ora ecco una gara di ballo. La nostra prima coppia è Taylor e Enid. Tocca a noi. Illuminiamo quella pista da ballo. Fammi sistemare questo. Grazie, cara. Posso avere la sua mano, signorina? Non si preoccupi, la guiderò io. E uno, due, tre. Hanno finito. Ma dov'è? Hai visto mercoledì? Non posso ballare senza di lei. Grazie per il tuo sostegno, amico. Enid, perché quella faccia acida? Ah, mi hai fatto male. Fai attenzione. Scusa, non volevo. Oh, scusa, è colpa mia. Ho fatto del mio meglio, credimi. È il momento dell'inchino finale. Qualcuno ha pestato i piedi del suo partner troppo spesso. Fai con calma, Enid, appoggiati a me. Ciao a tutti! A proposito del ballo, aiutami, amico. Mano, può davvero far ballare Mike, anche se, beh, di paura. Qualcosa mi sta strisciando addosso, vattene, show! Guarda, lo soffre il solletico! Oh, lasciami, mostro! Bella mossa, talento, no? Allora ti schiaccerò! Lasciami in pace, ho detto! Oh, mio Dio! Sono gambe pelose quelle! Io ho paura dei ragni! Mike sta spaccando di brutto! Hai deciso di fare una passeggiata sulla mia schiena? Anche Mano Adams ha iniziato a ballare! Ah, è scappato! Oh, sono contento che vi sia piaciuto! È il momento di annunciare i risultati! Taylor, per favore, unisciti a noi! Incrocio le dita! Sei emozionato, fratello? Certo! Ma sapremo il vero vincitore domani, dopo l'incontro di box! Ho sentito bene! Sto scherzando, non combatteremo! Ah, come si aveste scelta! Ci vediamo domani prima del duello! No, per favore, oh! Siamo davvero nei guai! Non avremmo dovuto accettare! Sì, hai ragione, non so nemmeno come si combatte! Beh, nemmeno io, che ne dici? Di fare pratica con lo UFC, fratello! Ah,
è fantastico, Mikey! Facciamo un combattimento! Ti prometto che ti metterò al tappeto molto presto! Sì, nei tuoi sogni! Sembrano più interessati all'allenamento che al combattimento! Forza, il round finale sta per iniziare! I vostri ragazzi sono molto in ritardo! Credo che il ragazzo di Enid si sia spaventato molto e abbia lasciato la città! E il tuo ragazzo dov'è? Sono certa che avrà paura di te e non della battaglia! Nessuno può parlare così a Mercoledì Adams! Combattiamo, amica! Ti insegnerà le buone maniere! Sono impazzite! Beh, ci vediamo dopo! Le battaglie virtuali possono essere molto stancanti! Non avete dimenticato qualcosa, campioni di X-Sport? Oh, che sogno meraviglioso! Taylor, siamo in ritardo per la battaglia! Dobbiamo separarle al più presto! Facciamolo! Calmati, tesoro! Ehi! Lascia che me ne occupi io! Enid, risolverò la situazione da solo! Sei pronto, amico? Sono nato pronto! E il miglior fidanzato di oggi è... Taylor! Il nostro vincitore riceverà un premio molto elegante! Sì, una visita al resort! Andiamo insieme! Certo, vuoi venire mercoledì? Va bene, mi servirà una rinfrescata! Provaci solo, io adoro la spa! Oh no, ancora! Che stai facendo? Sono stata invitata, non hai sentito? Non smetteranno mai di litigare! A quanto pare no! Andiamo! Mercoledì e Enid stanno litigando di nuovo! Lui è mio, è la mia cotta! Nei tuoi sogni, spacciata! Oh, Mercoledì contro Enid, incredibile! Che succede, ragazze? Lo stanno facendo di nuovo! Lascia andare, non peggiorare le cose! Oh, sembra che le vacanze di Mike siano rovinate! Essere il ragazzo di Mercoledì non è facile! Oh, ti sta bene! Hai visto, Taylor? Ehi, ma dove sei andato? È il momento di fare un salto spettacolare! Wow! Stai attento, caro! Ops, il ragazzo di Enid ha un problema! Quindi sei bloccato, sommozzatore? Oh, scusa, non volevo! Sto bene, tieni! Sto andando! Il fedele amico Mike non lascerà Taylor nei guai e sembra che i ragazzi si capiscano senza bisogno di parole! Stai bene, amico? Grazie per avermi salvato! C'è un silenzio strano qui! Ciao! Presto, cerchiamo le ragazze! Chissà dove sono andate! Enid! Non va bene! Le hai trovate? No! Forse hanno portato il telefono con loro! È la nostra ultima speranza! Pronto! Cos'è questo posto? Non ricordo come sono arrivata qui! Enid, sei tu? Certo, chi altro potrebbe tremare di paura in questo modo? Ciao! Non mi hai vista? Sei infantile! Oh, interessante! Faglielo vedere chiunque sia! Quindi siamo state rapite, ovviamente, ma perché? Oh, però apprezzo questo arredamento! Non spingere! Mercoledì Adams non rispetta mai le regole! Ancora un po'! Che schifo! Lasciami stare, ossuto! Non sai che i bottoni rossi non portano altro che guai, guarda! Guardate i prigionieri! Lasciateci andare subito, non sono responsabile delle mie azioni! Ti prego, ti supplico, voglio solo andare a casa! Smettila di mettermi in imbarazzo! Chi altro c'è? Le minacce hanno davvero funzionato! Wow, il misterioso cattivo di oggi ama dare spettacolo! Oh no, le nostre ragazze sono state rapite da un professore pazzo! Quale cose spregevoli avrà mai in mente? Siamo molto curiosi, vero? Risponderai di tutto questo? Sei fortunato che ci siano delle sbarre tra noi! Troppo lontano per essere raggiunto! I nostri fidanzati ci troveranno e ti puniranno! Aha! Me ne ero quasi dimenticato! Gli utenti Mercoledì e Enid non sono disponibili! Pensi di farla franca? Prima di tutto scopriamo perché ci ha rapito! Qualche idea? Ah, proprio quello che mi serve! Fate come se foste a casa vostra! Siamo bloccate qui! Conosco un modo per chiedere aiuto! Vorrei riposare in piscina, ora sole, cocktail gustosi! Mi manca tanto, Taylor! Cos'è questa assurdità? Basta, scarabocchi! Ma i miei disegni! Inutili pezzi di carta! Non piangere, piccolo lupo! Usciremo sicuramente da qui! Forse lì? O lì? Hai visto questa ragazza per caso? No, vado di fretta! Che peccato, ma non mi arrenderò! Spero che tu stia bene, mia scorpioncina! Cerchiamo di scoprire se i passanti sanno qualcosa! Ciao, avete visto questa ragazza? No! Un'intera giornata di ricerche vane! Non possono essere sparite così! Ok, controlliamo qui! Non è certo Enid! Forse si nasconde qui!
Inid, tesoro! È vuoto e puzza terribilmente. Adoravo le tue storie sulle torture. Oh, non c'è nessuna speranza. Non ti abbraccerò mai più. È troppo presto per perdersi d'animo, fratello. Ehi, guarda, c'è una casa del sensitivo lì. Sei sicuro? Non abbiamo niente da perdere, andiamo. Comincio a dubitare che entrare in questa casa sia stata una grande idea. Meglio stare attenti e non fare rumore. L'aura inquietante di questo posto mi fa venire i brividi. Preparati, siamo in missione. No, non voglio finire anch'io così, amico. Il teschio ovviamente non è reale. Attenzione, ragazzi, la vostra discussione potrebbe svegliare gli spiriti. Oppure un agile cartomante, santo cielo! Bene, 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 ragazzi, salve! Cosa volete da Eleanor la sensitiva? Ditemelo subito! Vorremmo solo trovare le nostre ragazze! Vedo che vi piacciono! Ok, mettetevi comodi! Tra un attimo vi immergerete nel misterioso mondo della magia! Concentratevi sui vostri pensieri riguardo alle persone scomparse! E nel frattempo farò una pozione di mandragola! Ah, mi serve qualcos'altro! Per caso avete una coda di lucertola? Sì, è qui da qualche parte. Va bene questa Lady Eleanor? Proprio secondo la ricetta sei davvero un tesorino. Oh, grazie dolcezza. E ora l'ultimo ingrediente. Abbiamo bisogno di regali da parte delle ragazze, qualcosa di personale. Oh, certo. Oh, perfetto. E tu, giovanotto, per favore. Beh, ecco, mercoledì non mi ha mai fatto dei regali costosi. Cosa? Neanche un piccolo souvenir? Non è molto affettuosa, ma... aspetta, certo, me ne sono appena ricordato. Dov'è il mio portachiavi? Eccolo qua. Beh, l'amore è amore. E ora guardate, inizia la vera magia. Bibiti babiti trum trum boom. La connessione con il soprannaturale è stata stabilita. Sta accadendo! Ah, ricorderò questo giorno per tutta la vita, wow! D'accordo, mi scuso! Oh, che magia potente! Mi prude il naso, scusate, continuiamo! Rivelami la verità, palla! No! Ti ordino di mostrarmi Inid e mercoledì! Non riesco a vedere nulla! Oh, niente male! Ma dovremmo passare a un'altra trasmissione spiritica. Mi piacciono i video di Ghost Okitoki. Esilarante! Un oggetto così utile per la casa, fantastico! Che ci faccio qui? Questa truffaldina sensitiva non ci aiuterà a trovare le ragazze. Cos'è questo rumore? Eleanor ha risvegliato gli spiriti del gabinetto? Wow! È la prima volta che ricevo messaggi dalle fogne. È la scrittura di Inid! Ah, quegli scherzi sono stati uno spasso. Sapevo che li avresti apprezzati. Ho una pista, Taylor. Una richiesta di aiuto da parte di Inid. Sbrigati! Ciao, ciao! Passa a trovarmi qualche volta. Guardiamo un altro video. Wow, davvero intrigante! Essere rinchiusi è brutto! Scasso serrature fin dall'infanzia, troverò qualcosa! Un consiglio di Mercoledì Adams. Se vuoi evadere dalla prigione, usa tutti gli strumenti possibili. È inutile, non ho altra scelta. Oh, oh. Hai esagerato, sorellina. E la serratura è ancora sana e salva. Lasciami provare ad affrontare la cosa a modo mio. Non ci avevi pensato? Beh, è che, ecco, sono più brava con gli esplosivi, ma il professore ha lasciato il suo portatile. Bene, dammi un minuto. E controlla che non arrivi nessuno. Vediamo. Cos'è questo? Serve una password. Psst, mercoledì, non riesco ad accedere. Ehi, amici, indovinate la password con le lettere indicate e scrivetela nei commenti. Sembra che Inid abbia bisogno di aiuto. Oh, oh, beccato. Oh, più, più. Ah, 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 torna subito nella tua cella. Cosa stai aspettando, Sinclair? Oh, come vuole, professore. Credo proprio che dovrei dar loro da mangiare in modo che non passino più attraverso le sbarre. Ecco qua, pausa pranzo. Oggi il menù prevede cocktail gustosi e nutrienti. Con un ingrediente segreto. È qui che i loro capelli torneranno utili. Pronte? Servitevi pure, ragazze. Vi lascio godervi i vostri drink. Ha un buon profumo. Ne berrò un sorso. Oh, è delizioso. Il cattivo è davvero un grande cuoco.
È ora di soddisfare la mia fame da lupo. Molto dolce. Ah, la mia pancia brontola, mi sento strana. In alto i calici. Ops, non me l'aspettavo. Ci siamo scambiate i corpi. Santi unicorni. Che schifo, odio i vestiti neri. E poi le trecce non mi donano. Oh mio Dio, sento il panico. Fantastico, ora non sono più nel mio corpo. Vuoi fare cambio? Ci puoi scommettere, fai qualcosa. Siediti o cadrai. Mercoledì non ha mai avuto questo aspetto prima d'ora. Le bolle di sapone mi tirano sempre su. Prendi, brontolone. Tieni le tue cose carine lontano da me. Oh, fate le brave. Io mi faccio un riposino. Oh. Il corpo di Enid non è abbastanza veloce. Cobra Strike. Banzai, ti avverto, conosco il karate. È il momento di scappare? Non così in fretta. Apri la cella, Taylor. Oh, liberiamo le ragazze. Vi prometto che presto sarete al sicuro. Ehi, Enid, tesoro, mi sei mancata così tanto. Mettimi giù. Non hai bisogno del nostro aiuto. Guarda, hai scritto questo. Hai ricevuto il mio messaggio e sei venuto a salvarmi, mio eroe. Mi vendicherò. Cosa? Grazie per il caloroso benvenuto, ma è meglio che me ne vada. Oh, questi ragazzi. Il professore ci ha scambiato i corpi. Non ho fatto nulla, non è colpa mia. Vi racconto la mia storia. Ho visto le ragazze litigare per delle sciocchezze. Litigare ancora e ancora. Nuoto io. No, ci nuoterò io. Ridammela. Ah, credo di sapere come risolvere il problema. Ma voi ragazzi invece vi siete sempre aiutati e sostenuti a vicenda. Dove sono Enid e Mercoledì? Quindi pensavo che dopo lo scambio dei corpi sarebbero state più amichevoli. Oh, questa è una bella lezione. Comunque ci ha provato. Se siamo salve, grazie a me, io me la cavo da sola. Oh, davvero? E smettila di graffiarmi. Dai, sono i miei artigli. Ho gli artigli. Li spezzerò come spezzerò te alla gara. Ragazze, calmatevi. Io e il mio ragazzo siamo più fighi. No, non lo siete. E ve lo dimostrerò. Oh, scendi. Ops. Peggio per te. Ragazze, che succede? Ecco qua. Oh no. Vincerà la coppia più carina dell'Academy. Non voglio farlo. Ti prego, Taylor, ti prego. Ok, lo faremo. Urrà, sei davvero fantastico. No, queste stupide gare femminili non fanno per me. Che stai fissando? Posso farcela, solo un po' di più. Come se davvero fosse possibile battermi. Arrenditi. Ok, mi arrendo. Perfetto, amico. Ci siamo. Il ragazzo di Mercoledì contro il ragazzo di Enid. Spero che sopravviveremo a tutto questo. Lo spero anch'io. Ehi, ma dai! Mike, hai dimenticato qualcosa? Le nostre scarpe sono cadute. Oh, queste ragazze. Attenzione, chi è il miglior ragazzo? Di sicuro non tu. Davvero, sei cieco. Perché? Qual è il problema? Tutto non è la mia metà della stanza. Mi hai messo nella metà sbagliata, guarda qua. Ops. Questo confronto tra coppie non finirà bene. Oh, non volevo. Posso farlo anch'io, guarda. Oh mio Dio, ho della colla, non si sa mai. Anch'io. Dobbiamo ripararla. Che stai facendo? Ops, ho sbagliato la metà. Questa è la tua. Oh, questo è tuo. Mi stai prendendo in giro? Che giornata. Enid, Mercoledì ha strappato la nostra foto. Rovina sempre tutto. Sì, non è divertente. Mi chiedo come mai si chiami Enid Sinclair. Perché non i Claire? Almeno suonava meglio. È finita. Ho paura. Mike, vai ad occuparti di Taylor. Ma va bene come vuoi. Taylor, ma io non voglio. Subito. Oh, senti, fratello, sai che non vorrei farlo, no? Ma non ho scelta. Lo so. Vai, Taylor! Che bello! Sai una cosa? Ho un'idea. Forza, andiamo. Vediamo chi di noi è il migliore. Oh, Taylor, io credo in te!
Oh, wow! Taylor ha dei problemi enormi. Oh, c'era troppo rumore. A giudicare dai suoni, i ragazzi stanno litigando di brutto. Sto iniziando a preoccuparmi. Oh, cavolo, controlliamo! Cosa? Si comportano come bambini. Non te l'aspettavi, eh? Prendi questo, pattinatore. Sì, non mi sorprende. Gancio a sinistra e... preso! Mi dispiace, ma sei un perdente ai giochi. Oh, no! Vuoi un muffin, tesoro? Tesoro, stavo solo... Come sempre, devo fare tutto da sola. Ma ho vinto! Va bene. So come comportarmi con i concorrenti. Vediamo. Questa è la bottiglia perfetta. Un po' di vernice nera e i capelli di Enid sembreranno normali. Agitiamola per essere sicuri che funzioni. Fatto, sono certa che non le dispiacerà. Ho un'idea brillante. I vestiti di mercoledì hanno bisogno di un piccolo ritocco. Le piacerà la mia ingegnosa soluzione di design. Oh, sta arrivando qualcuno. Le ragazze lo adoreranno. Sono così emozionato. Ciao. Ecco il nostro primo incarico da coppie. Un servizio fotografico. Mercoledì faremo un servizio di coppia. Enid, che ne pensi? È pazzesco. Ho già qualche idea. No, no. È disgustoso, vai a lavarti quella testa. Pensi ancora che potremo sopravvivere? Non ne sono più tanto certo. Allora, sei pronta? Sì, stai fermo. Sembra che non ci sia bisogno di me. Shaggy ha rovinato il mio vestito preferito. Penso che ti stia bene. Ah, chi è la signora Taylor? Li ho lavati, sei soddisfatta? Beh, penso che gli stiano bene. Ora so chi mi ruba sempre lo shampoo. Sì. Sentimenti, emozioni. Oh, ciao. Buongiorno. Siamo qui per il servizio fotografico per il concorso. Bene, mettetevi qui. Così. Bene. E ora sorridete. Oh, che carini. Allora vuoi farlo? Enid, farei qualsiasi cosa per te. Ah, contro chi stai ruggendo? Scusa, scusa, non volevo. Taylor, no, non farlo. Si è immedesimato troppo nel personaggio. Tesoro, questi sono per te. Sono bellissimi. Grazie per il servizio. Non vediamo l'ora di vedere le foto. È arrivata la meschina. Chi è il bravo ragazzo? Stavo solo scherzando. Fantastico, domani vi manderà le foto. Aggiungerò dei filtri per renderle fantastiche. Oh, ciao! Ora tocca a noi. Tesoro, è meglio che questo lo metti via. Fantastico, dite cheese! È così pallida! Forse troppo, dovrò usare Photoshop per renderla più normale. Oh! E ora mettiamoci un po' di emozione. Sembra strano, ma tutto deve sembrare come mercoledì. Na na na... Ehi, bello! Tu che c'entri qui, eh? Che sarebbe questa? Una specie di foto artistica? Almeno risparmiami gli occhi. Ah, finalmente questo servizio è finito. Oh, è stata una lunga giornata. Che ne pensate del risultato? Vi piace? Secondo voi qual è il servizio fotografico migliore? Qual è la foto migliore? Condividete i vostri pensieri nei commenti. Il prossimo compito delle nostre coppie è una gara culinaria. Quale coppia sarà la migliore? Ehi, basta, non siamo qui per mangiare. Un cibo del genere può andar bene solo per le bambole. Questa sarà una battaglia tra Mike, il ragazzo di mercoledì, e Taylor, il ragazzo di Enid. Ragazze, prendete le sedie. Quali sedie? Ho sentito bene. I ragazzi cucineranno e le ragazze daranno degli indizi. Non è molto divertente. Chi sarà lo chef migliore che vinca il migliore? Tutto questo mi fa venire i brividi. Non vedo il problema. Oh, ho un brutto presentimento. Hai visto? Oh, papà, posso farlo anch'io. Oh,
Ouch! Oh, oh, non mi piace! Non devi opporre resistenza! Ok, iniziamo! Spero che sappia quello che sta facendo, anche se non ne sono così certo. Beh, a quanto pare Mike non è così sicuro del risultato. Dai, possiamo farcela, o almeno lo spero. Beh, non ha un bel aspetto. È improbabile che i capolavori culinari vengano preparati così. Ma se Mike e Taylor riuscissero a cucinare qualcosa di gustoso, invece, ho paura, anch'io. Dai, Taylor, mescola. Parla meno, Mikey. Non ho niente per stendere la pasta. Oh, come no? Oh! Beh, ecco un ottimo sostituto del mattarello. Oh, oh! Oh, oh! Mamma, non pensavo fosse necessario montare l'impasto così in fretta. Le caramelle colorate sono sempre una buona idea, ma in questo caso è improbabile che salvino la situazione. Tesoro, ti prego, fai attenzione. Oh, le dita sono salve. Per fortuna la salsa è pronta. Ah, buonissimo! Sì, l'impasto è pronto. Non resta che metterlo in forno e pregare che i muffin siano cotti. Niente male. Il cioccolato non è mai troppo. E ora il tocco finale. Fatto. E ora in forno. Non cucinerò mai più. Il mio ragazzo è più bravo. No, il mio ragazzo lo è. Dai, smettetela. È ora di vedere i risultati. Forza, andiamo. Oh, hanno un aspetto fantastico. Beh, vanno bene. Non vi resta che provare i vostri splendidi piatti. Cosa? Non ci avevo pensato. Non serve. Delizioso. Oh, è perfetto. Ottimo, ora tocca a te mercoledì. Ok, in fondo sono una fan della tortura. Ma stavolta è troppo. Ehi, ehi! La nostra ultima prova è una gara di ballo. Siete pronti? Fateci vedere cosa sapete fare. Hop, hop, hop! Taylor, balleremo a modo mio. Ok. Ecco Enid e Taylor con il ballo più bello di sempre. Wow, guarda che movimenti fluidi e aggraziati. Sarà difficile da superare. Grazie, amici! Dai, spostati! Non c'è nessuno più bravo di me. Ed ecco sulla pista Mercoledì e il suo tipico ballo. Che sguardo, che espressione! Insieme a Mike, questo famoso ballo brillerà di nuovi colori. Chi vincerà questa battaglia di talenti? Quale coppia sarà migliore? Chi è diventato il preferito del pubblico, il ragazzo di Mercoledì o il ragazzo di Enid? Oh, siete troppo gentili, sì, troppo gentili, grazie. Ehi, quello è per me, no, è mio. Oh, finirà mai? Mi chiedo come sia iniziato tutto. Lascia stare, no, lascialo stare tu.